Pace e bene a tutti, bentornati. Inizia un altro mese ed oggi, 1 ottobre, noi vogliamo affidarci alla protezione di Santa Teresa di Lisieux. Ascoltiamo. Se non vi convertite e non diventate come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. È l'ideale evangelico che la Chiesa ripropone sull'esempio di Santa Teresa di Gesù bambino. Nata in Normandia, in Francia, Teresa Martin, il suo nome di battesimo, ottenne da Leone XIII, nel corso di un pellegrinaggio a Roma, di entrare a 15 anni nel Carmelo di Lisieux. I 9 anni che vi passò furono di una intensità spirituale straordinaria. La sua fama di santità è mondiale, dovuta al fatto che ella ha lasciato le sue memorie, riflessioni e crisi spirituali in alcuni diari pubblicati dalla sorella Pauline, diventata madre Agnese dopo la sua morte. Storia di un'anima, il titolo del diario, pubblicato per la prima volta nel 1898, racconta l'itinerario spirituale di un'anima eccelsa, a dispetto dell'umiltà e del nascondimento della sua vita terrena. La spiritualità di Santa Teresa nasce da un'espressione divenuta celebre, la piccola via, che consiste nel ricercare la strada della santità, la strada di Dio, attraverso le piccole azioni della vita quotidiana, lontano dai clamori e dai consensi. Scrive a tal proposito Teresa: "Non c'è che una cosa da fare, gettare a Gesù i fiori dei piccoli sacrifici. E altrove, io voglio insegnare i piccoli modi che mi sono riusciti." Riceve come dono speciale di accompagnare con il sacrificio e la preghiera due fratelli missionari. Penetra sempre di più nel mistero della Chiesa e, attirata dall'amore di Cristo, sente crescere in sé la vocazione apostolica e missionaria che la spinge a trascinare tutti con sé incontro allo Sposo Divino. Il 9 giugno del 1895, nella festa della Santissima Trinità, si offre vittima di olocausto all'amore misericordioso di Dio. Pochi mesi più tardi, alle prime manifestazioni della malattia che la condurrà alla morte, e mentre inizia un periodo di prova nella fede, completa un altro manoscritto nel quale si evidenzia la sua straordinaria maturità spirituale. Mentre peggiora la sua salute e continua il tempo della prova, le sue sorelle ed altre religiose raccolgono le sue parole, mentre i dolori e le prove, sopportati con pazienza, si intensificano fino a culminare con la morte nel pomeriggio del 30 settembre 1897. Le sue ultime parole, "Dio mio, io ti amo", sono il sigillo della sua esistenza, che all'età di 24 anni si spegne sulla terra per entrare, secondo il suo desiderio, in una nuova fase di presenza apostolica in favore delle anime nella comunione dei santi. Ascoltiamo le parole di due personaggi molto molto importanti anche del nostro tempo. San Paolo VI diceva di lei: "Teresa rappresenta soprattutto colei che ha creduto appassionatamente all'amore di Dio, che ha vinto sotto il suo sguardo i piccoli dettagli quotidiani, stando alla sua presenza, che ha fatto di tutta la sua vita un colloquio con l'amato e che ha trovato in ciò non soltanto una straordinaria avventura spirituale, ma il luogo in cui ella riuniva gli orizzonti più vasti e comunicava intimamente alle ansie e ai bisogni missionari della Chiesa." Invece di lei, Giovanni Paolo II ha detto: "Tra i dottori della Chiesa, Teresa di Gesù bambino è la più giovane, ma il suo cammino spirituale è così maturo e ardito, le intuizioni di fede presenti nei suoi scritti sono così vaste e profonde da meritarle un posto tra i grandi maestri dello spirito." Ed è proprio una frase dai suoi scritti che io voglio donare a voi quest'oggi. Lei ci ha detto: "La carità perfetta consiste nel sopportare i difetti degli altri, non stupirsi delle loro debolezze, edificarsi nei minimi atti di virtù che essi praticano, ma soprattutto ho capito che la carità non deve restare affatto chiusa nel fondo del cuore." Ecco, un'espressione della carità quotidiana, quella di minimizzare la polemica che noi possiamo fare sui difetti degli altri, anzi accoglierli per come sono, e soprattutto quando vediamo altre persone che fanno delle cose belle, ecco, veramente ringraziare il Signore ed apprezzarle per questo. Sono veramente tanti gli insegnamenti di Santa Teresa e noi ci affidiamo alla sua protezione.
Santa Teresa di Lisieux, prega per noi.